Buongiorno e benvenuti su questo canale. Oggi vogliamo vedere come si svolgono di solito i test d'ingresso. Test d'ingresso potrebbero essere in una scuola, potrebbe essere un'università professionale piuttosto che una scuola media musicale, piuttosto che qualsiasi altra situazione legata comunque alla musica. Potrebbe essere anche un concorso o cose di questo tipo. Allora, di solito la prima prova è scritta e spesso consiste nell'ascolto di parti di registrazioni musicali contenenti dei suoni. Poi il test individuale, dopo aver appunto ascoltato questi suoni, consiste nell'individuare la melodia, quindi si basa più che altro sulla capacità istintiva di riuscire a individuare questi suoni. Poi ci sono degli altri test per accertare per esempio il senso ritmico. Il test poi è individuale e consiste nella capacità istintiva di riconoscere dei suoni e riprodurli. Per esempio, l'insegnante potrebbe anche far ascoltare delle note al pianoforte, una sequenza di 2-3 note fino di solito a 4-5 note, e chiedere all'allievo di riprodurre appunto questi suoni. Abbiamo poi invece dei test per accertare il senso ritmico, e questi test sono di difficoltà progressiva. Faccio un esempio: l'insegnante batte un certo tempo e viene chiesto all'allievo di ripetere questo tempo, quindi l'allievo in questo caso dovrà rispondere. Spesso succede che l'allievo riconosce il numero delle pulsazioni ma le riproduce in un ordine diverso. Se io per esempio faccio 4 pulsazioni in questa maniera e l'allievo le riproduce, è chiaro che non sono uguali. Normalmente vengono eseguiti dei ritmi di difficoltà diversa e crescente. Si parte con dei tempi per esempio binari con dei suoni, poi questi suoni possono diventare ternari e l'allievo dovrà ripetere appunto queste pulsazioni. Non lo so, facciamo un esempio, ok? Oppure potrebbe partire con una cosa più semplice, tipo: in questo caso le pulsazioni sono tutte uguali e quindi l'allievo magari dovrà dire anche questo. Però prevalentemente la domanda sarà impostata sul riconoscere, quindi riprodurre a orecchio per capire se l'allievo ha un buon senso ritmico. In alcune scuole viene anche introdotto il metronomo. E quindi cos'è il metronomo? È un misuratore del tempo, diciamo. Si può trovare anche su internet, per esempio su un telefonino, scaricarlo, così potete rendervi conto. E questo metronomo produce delle pulsazioni e quindi magari verrà chiesto all'allievo di andare a tempo col metronomo con varie velocità. Ad esempio, questa è una velocità, ma potrebbe anche essere... La seconda prova normalmente è basata sulla, diciamo, intonazione e musicalità. Verranno fatti ascoltare appunto all'allievo dei frammenti o delle note, per esempio al pianoforte, quasi sempre questo succede, anche con più suoni sovrapposti, e potrebbero chiedere appunto quanti suoni hai sentito. Magari l'insegnante sta facendo una triade oppure un accordo di 4 note, quindi una quadriade, potrebbe essere chiesto quanti suoni sono stati percepiti. E l'aspetto melodico consisterà ovviamente nel cercare di riprodurre dei suoni. Bene, allora, se devo fare un test d'ingresso, cosa potrei fare? Perché il senso dell'intonazione è presente in parte a livello innato, però in grandissima parte
è una questione di educazione dell'orecchio. Ci sono persone che hanno sentito cantare la mamma e il papà, sono stati portati a concerti, altre situazioni, fin da quando magari erano piccolissimi, e arrivano poi a una certa età che hanno un certo senso ritmico e una certa intonazione. Altri che invece arrivano totalmente all'oscuro, perché magari in quella famiglia non si è ascoltato molta musica, non c'è stata la situazione per sviluppare un certo orecchio musicale. E non è detto che sempre una persona più intonata rimanga più intonata nel tempo. Quindi una persona può essere più intonata come predisposizione genetica, però inciderà molto anche tutto il bagaglio che è stato poi inserito. È chiaro che se mio fratello suona il pianoforte e ripete tutto il giorno le scale, maggiori, minori, eccetera, eccetera, e io ascolto questo suono e magari sento lui che intona le note, svilupperò molto di più un senso ritmico piuttosto che se potessi essere in una famiglia dove non c'è una così forte influenza musicale o dove magari non si ascolta neanche musica. Quindi non è detto che il bambino o il ragazzo o l'allievo che si propone a questi test, che è meno intonato, non è sicuro che alla lunga possa essere meno bravo di un altro, dipende da quanto poi studierà, si eserciterà, eccetera. Chiaramente per avere più possibilità di superare questi test, è inutile dirlo, ascoltare musica, cercare di seguire il tempo, magari appunto battere il tempo insieme al brano, e cercare di fare tutte queste cose che possono un pochino sviluppare, se non magari farsi aiutare da qualcuno. Quindi ascoltare musica e provare a intonare le canzoni e anche battere il tempo. E un esercizio molto utile, se ho un pianoforte a casa, sarà appunto di suonare delle note e cercare di ripeterle. Molte persone non hanno il pianoforte, magari hanno una chitarra, allora possono partire con delle note, anche se non hanno mai iniziato a suonare, però schiacciando i tasti si ottengono appunto dei suoni. Io posso partire anche dalle corde a vuoto, quindi andare a suonare delle note in questo modo, e poi magari andare a cambiare i suoni, cercando appunto di cantare le note che sto eseguendo. Ripeto, questo può essere fatto sulla chitarra, sul pianoforte, al limite su qualche altro strumento. Quindi, per essere avvantaggiati in una cosa di questo tipo, perlomeno cercare di mettersi al passo con le persone che hanno avuto più fortuna nell'ascoltare musica e quindi magari hanno sviluppato maggiormente un senso ritmico e melodico, perché non sono solo capacità innate, ci sono anche quelle, però molto fa quanto poi mi esercito, quanto poi provo le cose, se canto delle canzoni, se ascolto musica, se seguo il tempo, se batto il tempo. Poi c'è una prova che riguarda le capacità articolari e muscolari. Perché chiaramente chi poi dovrà insegnarti vuole vedere se le tue dita si muovono correttamente, se ci sono delle malformazioni, eccetera, eccetera. Io a volte ho sentito anche dire la tua postura non è corretta, sei rigido o cose di questo tipo, quindi non sei predisposto a suonare questo strumento piuttosto che un altro. Il risultato è che spesso l'allievo, la persona che viene scartata per questo motivo, prova un senso di sconforto e di abbattimento. Sicuramente non è piacevole una cosa di questo tipo. Allora, ricordiamoci che nessuno può dirti se devi suonare uno strumento o non devi suonarlo. Ci sono chitarristi e musicisti famosi, insomma, mi viene Django, il primo che mi viene in mente, che aveva, mi sembra, solamente 3 dita su 5, eppure è diventato uno tra i migliori chitarristi dello scorso secolo. E quindi, se non riesco a fare una cosa da una parte, magari potrò cercare di trovare altre soluzioni, ma non devo abbattermi e cancellare la musica dalla mia vita, perché può essere che magari ho una sincera passione verso questo strumento.
Poi viene fatto un colloquio finale per valutare la motivazione, perché spesso sono i genitori che per i motivi più svariati vogliono spingere il figlio a fare musica, uno strumento piuttosto che un altro, e il figlio magari per accontentare il genitore cerca di fare di tutto, però giustamente bisogna capire se veramente questo ragazzo ha poi voglia ed è portato. E quindi questo test è portato a valutare se è l'allievo oppure il genitore a essere motivato verso questo tipo di scelta musicale. Bene, io sto cercando di parlare in un senso molto generale e dalla parte della musica, per quanto sia possibile in un tempo così breve che è quello di un video, ma poi magari ne faremo altri, e sto cercando di spiegare normalmente come avvengono questi test d'ingresso. Io cerco di farlo in modo obiettivo dalla parte della musica e dalla parte dell'allievo che deve intraprendere questa situazione. Quindi, se tu vuoi suonare per esempio il pianoforte e ti dicono che non ci sono più posti e devi suonare il flauto, starà all'allievo e al genitore valutare se scegliere di trovare altre soluzioni, per esempio un'altra scuola, la più vicina, dove possa avere ancora, dove ci possa essere la disponibilità per lo strumento che piace, perché non è il massimo suonare una cosa per ripiego. Molto spesso le assegnazioni degli strumenti sono fatte anche in base ai posti disponibili. Per esempio, se ci sono 20 posti per chitarra, 20 per pianoforte, eccetera, eccetera, e in una scuola ci sono 6 strumenti e diciamo tutti vogliono suonare il pianoforte, questo non è possibile. Tieni presente anche che le assegnazioni vengono date in base ai posti disponibili e al tipo di strumento. Quindi ti verrà chiesto quale strumento tu vorresti suonare. Chiaro che più strumenti vuoi suonare, più possibilità ci sono a livello teorico. Quindi se sei indeciso tra piano, chitarra e, non lo so, violino, non dire che vuoi suonare solo il pianoforte, magari dici a me andrebbe bene sia uno che l'altro ancora. Poi veniamo ancora come vengono dati i punteggi. Allora, per ogni risposta giusta normalmente viene dato un punto, mentre per ogni risposta sbagliata vengono dati 0 punti. Quando allora andrai a fare questo test, sarai invitato a entrare in un'aula dove troverai uno o più insegnanti di musica. Dovresti cercare di essere il più rilassato e sincero possibile, in modo che l'insegnante possa valutare quelle che sono le tue reali possibilità e potenzialità sullo strumento. Ultima cosa, se malauguratamente non dovessi essere prescelto per questo tipo di scuola, non disperare, sicuramente se il tuo destino è fare musica, troverai altre strade, troverai altre possibilità, quindi cerca nuove situazioni e non abbatterti, perché se veramente ti piace la musica, poi la musica ti verrà incontro. Bene, spero che questa mia breve descrizione possa esserti utile e probabilmente ci saranno dei nuovi appuntamenti. Se sei interessato, faccelo sapere nei commenti. Cercheremo di rispondere a tutte le domande e soprattutto creare nuovi tutorial sulla base di quelle che sono le vostre richieste. Io vi ringrazio e vi aspetto ad un prossimo appuntamento.